cazzo è sto coso? Adesso vado a vedere passando di là, dietro a destra. Questo qui. Ancora voi. Quando penso a cosa sarebbe successo se avessi perso Rana. Beh, grazie, Aloy. Si è capita una settimana che è stato là però. Lo so che mi dovrei fare i cazzi miei ogni tanto, però il mio spirito avventuriero è più forte. Sì, sta andando bene. Seguiamo il sentiero, vediamo dove ci porta. Sto andando a Dino, eh. Qui forse poi scendo velocemente. Che cazzo sto? Mi piace per niente. Un villaggio? Casa ha costruito tutto questo da solo. Questa è casa mia. Quanti cazzo. Ricordi. Non è più casa mia. Non senza Rost. Qui non c'è più niente per me. Senza saperlo sono tornato a casetta. Dove? Ah, la tomba di Rost questa. Rost. Io non potevo lasciare la Terra Sacra senza farti visita. Quando ci siamo salutati, ti avevo detto che ti avrei rintracciato. Beh, alla fine mi hai fregato. Sei andato dove non posso seguirti. Avrei dovuto sapere che mi osservavi. Alla prova. Badavi ancora a me.
Eri lì per me dove non avevo nessuno. Come sempre. Un'ultima volta. Grazie, Rost. Non sprecherò quello che mi hai dato. Promesso. Ti renderò orgoglioso. Ho provato a capirci qualcosa, ma nulla ha alcun senso. Gli assassini mi cercavano perché le somiglio. È una donna, adulta, coi capelli corti. Ma perché? E qual è il nostro legame? Se lei è mia madre, non sembra una Nora, ma se vive dentro alla montagna, come fanno gli assassini a sapere di lei? Più scopro qualcosa, meno riesco a capirci. Devo rintracciare Olin, uno straniero. Ah, mi fa tipo riassunto. Era ai festeggiamenti, la sera prima della prova. Gli assassini mi hanno visto tramite il suo focus. E lui lo sapeva. Poteva avvisarmi. Quando lo troverò, beh, dovrà dirmi tutto quello che sa. E gliela farò pagare. Va bene, ora devo lasciare l'abbraccio. Cercherò di tornare appena posso. Ok, senza saperlo ho fatto la cosa giusta. Cioè, mi piace che sono venuto qui prima di andare via. Adesso sono veramente pronto per andare avanti. Ok, abbiamo salutato Rost. Abbiamo fatto un salto a casa. Adesso è veramente il momento di partire. Andiamo, andiamo, di corsa. Mi sarai utile. Bene, sono arrivato a livello 10. Buono. Stanno questi a pascola. Non buoni, magari li ammazzo. No, per essere più il cinghiale.
Ottimo. Ecco, ci siamo quasi arrivati. Chi è questo? Mercanti? Non puoi cadere a pezzi ora. La tribù ha bisogno di te. Sono preoccupato. Mio fratello è malato. Siamo arrivati alle porte. Che è sta musica? Sto l'ansia, mi metto. Che fighi questi. Che è sta musica? Mi sembra di sentire una battaglia davanti a casa. State attenti! Danneggiate. Fatelo avvicinare! Più vicino! Foghera. Varl, giusto? Aloy, l'emarginata che ha vinto la prova. Sei sopravvissuta alle ferite. Tirsa mi ha detto che conosci la strada per Meridiana. La capitale del dominio Kharja. Stai cercando l'esilio? No, un traditore, Olin. Adesso sono una cercatrice, posso andare a cercarlo. Allora, va a nord, a Corona della Madre. Se ce la fai, parla con Marea, ti indicherà la strada. Se ce la faccio? È un viaggio pericoloso. Dopo il massacro dello squadrone, nessuno pattuglia più e i confini sono indifesi. Non abbiamo più un capoguerra. Non è compito di Resh. Solo perché Sona è scomparsa. Andrei a cercarla io, ma mi ha ordinato di difendere queste porte con la vita. E così ho fatto. Pericoli oltre abbraccio? Hai detto che la strada è pericolosa. Che genere di pericoli? Troppi, da poterli elencare. Gli assassini sono là fuori e sono riusciti a corrompere le macchine, facendole impazzire. Sì, me ne sono accorta. E i banditi, tagliagole che superano i nostri confini per attaccarci. Pare che si trovino in cima al fiume. Credo che dovrò creare altre frecce. Hai detto che ho vinto la prova. Come lo sai? I sopravvissuti dicono che hai combattuto con valore, insieme a Basta. E mia sorella. Vala era tua sorella. Mi spiace molto. Mi piaceva. Pensavo che saremmo diventate amiche. Se avessimo potuto. Grazie. È morta salvando altri. Non esiste morte migliore. Hai detto che lo squadrone è stato massacrato. Come? Dopo la notizia dell'attacco alla prova, il capoguerra Sona è partita con uno squadrone. Ma cercando vendetta, alcuni audaci sono avanzati e sono finiti dritti in trappola. Un branco di macchine impazzite, corrotte, si è scagliato contro di loro e li ha massacrati. Il capoguerra Sona ha attaccato e distrutto le macchine, ma gli assassini sono fuggiti. Abbiamo subito molte perdite. Così il capoguerra Sona è scomparsa. Anche con lo squadrone massacrato, non ha rinunciato alla caccia. Ha radunato volontari e ha inseguito gli assassini. Non ti sei offerto? Certo che sì, ma Sona ha rifiutato. Mi ha ordinato di occuparmi dei feriti nell'abbraccio e di difendere le porte e il villaggio con la vita. Sono passati 2 giorni, ma da allora non ho più saputo nulla. Quindi non sappiamo ancora se è viva o morta. Se c'è qualcuno che può sopravvivere là fuori, è lei. La sua prodezza è leggenda. Una lancia solida con cui tutti possiamo misurarci. Sembrerebbe essere molto forte. Ah, non ne hai idea. È mia madre. Ok. Ora devo andare. Andiamo. Aloy, prima che tu vada a Corona della Madre e oltre, potresti aiutarmi a cercare Sona? Okay, alla tribù serve la sua guida. Allora.
Andrei io da solo, se non mi avesse ordinato di difendere le porte a ogni costo. Dov'era l'ultima volta? Sul luogo del massacro. Un'area boscosa lungo Sete del Demone, da questo lato del fiume. Potresti riuscire a seguire le sue tracce. È andata a cercare gli assassini della prova, che hanno ucciso i nostri cari e cercato di ucciderti e... Io capisco, Varl. Vedo cosa posso fare. So prende qualcosa io? Bene. Ok, quindi casa l'abbiamo salutata. Siamo arrivati oltre le mura. Direi per ora chiudo qui prima di andare avanti con... La dea ti protegga. Con la quest secondaria.